Ciao a tutti, benvenuti da Chiara su Divertirsi in Cucina. Ciao a tutti. C'è anche papà. Oggi insieme andremo a preparare una torta morbida con le ciliegie. Allora, per prepararla avremo bisogno di 200 g di farina, 180 g di zucchero, 2 uova, 100 ml di olio, circa più di mezza bustina di lievito. Se gradite, una buccia grattugiata di un limone e 300 g di ciliegie. Allora, le ciliegie dovete lavarle e togliere il nocciolo. Questo procedimento l'ha fatto papà. Brava, brava specifica questo. E adesso dobbiamo mettere le uova in una ciotola, aggiungere anche lo zucchero e andare a mescolare. Allora, a questo punto, se volete, aggiungete un po' di scorza di limone. Io ho aggiunto un cucchiaino di pasta di limone, vi lascio la ricetta qua sopra. E vado ad aggiungere l'olio. E mescolo. Aggiungo la farina e un po' più di mezza bustina di lievito. Poi l'impasto, una volta pronto, l'ho messo all'interno di una tortiera che ho imburrato e infarinato. Ho versato appunto l'impasto e sto andando a disporre tutte quante le mie ciliegie. Lo stampo che sto andando ad usare io è da 24. Vado ad infornare a 180 gradi, forno statico, i tempi di cottura ve li dirò dopo. Ecco qui la torta è pronta, è stata in forno 35 minuti, ovviamente fate sempre la prova a stecchino. E io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se vi fa piacere mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e al prossimo video, ciao!